Poi ecco tutte queste tagliatelle di seppia, guardate che bella. Dovete godere qua, qua dovete proprio impazzire. Con la seppiolina, avete visto che abbiamo fatto? Oggi con la seppia faremo un grandissimo piatto, ve lo prometto. Quindi faremo delle fettuccine, crema di piselli, seppia scottata e nero di seppia. Una bontà vera. Ingredienti, i piselli freschissimi, vedete, col baccello, poi la seppia, che io vedi a sta seppia, guarda che bella. Poi seppie pulite, il nero di seppia, il guanciale, cipolla fresca, l'aglio fresco, sei fettuccine, sante fettuccine di Campofilone e l'olio buono, quello di Giorgio Franci. Iniziamo subito. Da che cosa? Dai piselli. Non mi fa la domanda, ma posso usare quelli surgelati? Ma perché vuoi usare quelli surgelati? Che mo ci stanno quelli freschi. Usa questi freschi. Allora, guardate, è un divertimento, mettete a casa. Tutti quanti, questo qua è il lavoro di sera, anzi non mi denunciate, è il lavoro minorile di Mario Uccio, che sono messi a scafare i piselli. Tanti se li ha mangiati mentre li scafava e qualcuno l'ha messo qua dentro. Quindi, piselli freschi, guardate, sono teneri, buonissimi, sono di stagione. Non comprate la roba quando è fuori stagione, comprate quando è stagione, adesso. Adesso sono i primi e costano circa 4 euro, 5 euro al chilo. Vi insegno una cosa veloce, per dargli un po' più di sapore a sti piselli. Ecco qua, questo ce l'avete tutti ormai a casa, un pezzo di guanciale, ce l'avete tutti ormai a casa, non mi dite più niente, insomma mi deludete. Allora che faccio? Questo è proprio il culetto, un pezzetto proprio quello che ti rimane dentro al frigo, che nemmeno ci puoi fare più la pasta a momenti. Mettete qua, accendo questa bella padella antiaderente, questa wok antiaderente. Qua un goccetto d'olio ci vuole, non stiamo a fare carbonara, amatriciana, la gricia, quindi un goccetto d'olio qua ci vuole, così, poco 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 poco. Questo suda e dà un sacco di sapore ai pisellini. Cipollotto, taglio un pezzettino così, proprio piccolo 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 piccolo. Sentite oggi che vento ci sta a Roma, eh? Sembra, è tornato un'altra volta l'inverno, è tornato, da che stiamo già nudi, nudi, a prendere il sole e ora è tornato un'altra volta l'inverno. Metto il cipollotto qui, così facciamo stufare il guanciale col cipollotto. Nel frattempo ci puliamo la seppia, perché noi, va bene, dal pesce vendolo ce la può pulire, perché però non impariamo anche noi a farlo, a pulirci la seppiolina? Allora, prima di tutto notare la freschezza. Allora, guardate la pelle com'è bella, non è per niente consumata, questo colore, vedete, è bello. Poi guardate questo occhietto, che vi dice? Ciao! È un bell'occhietto, bello vispo. Vedete subito come macchia, come sporca. Lo so, mi vado a sporcare le mani, però così entrate in sintonia con quello che cucinate, sentite l'odore, se puzza o meno, sentite tutto. Questo è un rapporto che ci dovete avere col cibo, perché se non riuscite mai a capire se la roba è fresca o non è fresca. Non vi avventurate con i coltelli, aspettate prima. La prima cosa che dovete fare è questa qua. Guarda, io tiro così e cerco di fare uscire l'osso. Ecco qui, questo è l'osso che potevo, che una volta si dava ai canarini, no? Lo ricordate? Alle gabbie dei canarini c'era l'osso di seppia. Eccolo qua. Ecco qua. Mentre vedo il fegato sto pensando, questo è il fegato della seppia, guardate questo qui marrone. Questo ci faceva un piatto fighissimo, molto buono, Massimiliano Alaimo, le calandre, 3 stelle Michelin, bravissimo, ti saluto, ma ciao Massimiliano. Piano piano, piano piano vediamo, vedete qua sta disgraziata, già l'ha sganciata il nero, perché questa sicuramente quando sta dentro la rete ha cominciato a buttare il nero fuori. Noi dobbiamo capire se riusciamo a recuperare la sacca, perché quello è fondamentale. Eccolo qua. E penso di sì, vediamo un po', guardate, guardate, mamma mia, tutto nero, qualcuno dirà, ma che sei matto, metti a fare sto lavoro a casa mia. Ah, yeah. Eccola qua, la sacca è questa qua, guardate, la prendo, guarda, eccola qui, aspettate, guardate, faccio uscire un po' d'acqua, che maniere, sembra un meccanico. Questa è la sacca del nero, questo sacchetto qui, quando è fresca questa, la sentite che è proprio liquido, c'è del liquido dentro. Quando invece quando pestano dalla sola o la fregatura, sentite che dentro la sacca è tutto granuloso perché era congelata. Quindi dice a furbetto del pescivendolo, pestata dalla fregatura. Avete capito? Abbiamo tolto il nero. Adesso io la spello perché mi piace spellata, bianca. Quindi tolgo la pelle. Ecco qui. Un mio amico, mi ricordo, mi insegnò che il modo più semplice, quando sono freschissime le seppie, quindi fai proprio difficoltà a pelarle, vi mettete un po' di sale sulle mani, perché fa più presa la mano, no? E vedete che diventa facilissima da pulire. Questa, ecco qui, la parte superiore l'abbiamo pulita. Poi, qua, ci abbiamo tutto, ci abbiamo. L'occhio, allora,
attenta che me lo mette sporco, mo, eh? Che comunque faccio il guaio, che l'occhio mi parte sempre, ecco qua, è partito. son guaio, guarda. Buttato, l'occhio via, aia, 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 ce l'avamo? Queste forbici sono troppo doppie, vai. Qui ci vanno le forbicette di Mario. Poi il dente, guardate qui, e lo leviamo. Ammazza che dente che c'avevi, bello mio. Che si sta a mangiare questo? Poi, un'altra parte deliziosa sono queste. Mo le uova, faccio vedere come le mangiamo noi. Sono buonissime, sono speciali, sono. Pulita, bella pulita, siamo pronti. E ci portiamo tutto quanto via. Eccola, oddio, vai. Per fortuna c'ho sta cucina fuori dal terrazzo. Ci immaginate dentro casa che avrei fatto. Mamma mia, le parolacce mi avrebbe detto sta ragazza qua davanti a me. Quando è un po'... e stufato il guanciale, aggiungiamo i piselli, così a due strade, o scottarli e metterli dentro, oppure direttamente li mettete dentro. A me piace più così, se saporiscono di più, non perdiamo niente, sta tutto qua dentro. Guarda i piselli che saltano dappertutto. Aggiungo un po' d'acqua, così, ecco, e li facciamo cuocere. Prendiamo la seppia adesso pulita e la tagliamo. Allora, questa parte, la parte superiore, la testa, la tagliamo a listarelle, no, a fettine. Si devono sciogliere in bocca, ok? Come posso dire? Queste qua, se sciolgono in bocca. Le teste, così, sottilissime, le facciamo. Questa è una ricetta fighissima, perché con soltanto l'unico ingrediente che dovete comprare fresco, oltre ai piselli, è la seppia. Con la seppia la dividete in tre parti, quindi la testa, i tentacoli e l'interiora. Così riuscite a fare un bel piatto completo, eppure figo. Nei piselli, appena spicca il bollore, mettete un po' di sale e di pepe nero macinato al momento, mi raccomando, non qua la polveretta già comprata. Mescolatina, così. Guardate, vedete il colore com'è bello brillante? I tentacoli è la parte un po' più duretta, no? Da cucinare, quindi andranno cotti prima. Quindi tolgo questa parte qui dura e poi i tentacoli li tagliamo in questa maniera, così. E rimarranno divisi dal resto della seppia. Questo qua, vedete questo beccuccio? Vedete questo qua? Cioè, da lì che esce il nero. Divido in due, quindi metto qui tutte le fettuccine, diciamo, di seppia. Qui i tentacoli, guardate, così. Assaggi i piselli. Perché li dobbiamo cuocere troppo, perché sennò diventa un colore brutto. Cotti, cottissimi. Guanciale ha fatto il suo lavoro. Vedete come ha fatto? Abbiamo fatto tipo un brodo di guanciale. Questa è insaporita, da un sapore che non finisce mai. E adesso metto tutto qua dentro. Così. Frulliamo al volo, velocemente. Non deve essere troppo densa, mi raccomando, quindi frullate e emulsionate, muovete così, come se dovete incorporare un po' d'aria all'interno. Un po' d'olio di quello buono, delicate di Giorgio Franci. Adesso sentirete pure il rumore, sarà differente. Si emulsiona, non sentirete più le buccette, non c'è bisogno di passarla questa crema. Ecco qua, vai, così. Qua, da scarpetta, qua. Dolce, ma oggi non si beve, che abbiamo fatto? Oggi nemmeno ci sta male, si può pure bere, capito? Si può fare festa. Ecco qua, un rosé, rosa si chiama questo, di Val dell'Ovo, un brut. Vediamo un po'. Ecco qua, io me lo faccio l'aperitivo, guarda come faccio, ragazzi. Perché quando si cucina è così, è divertente, è questo. Un po' di crema dei piselli. Aia, mi sono bruciato sulla padella. La seppiolina cruda, eccola qua. Ci mettiamo un granello di sale, bisogna farle fatte bene le cose. Vi ricordate una volta c'era la moda dei cucchiai, no? Quindi facevi gli aperitivi con i cucchiai. Morbido, dolce, calloso. Io non mi stancherò mai di dirlo. Trovatemi un altro posto al mondo che se mangiasse bene come in Italia. Dove?
nella cassola dei piselli, date una botta di carta assorbente, senza lavarla, senza insaponarla, non inquiniamo. Poi un filo d'olio, perché abbiamo la padella antiaderente. E adesso questa è calda e vediamo, proviamo a vedere se è calda 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 come piace a noi. Ecco, piano piano, non è proprio calda calda calda. Aspettiamo un pochetto, aspettiamo un pochetto, perché qui dobbiamo farle belle croccanti, capito? Deve essere una botta e via, velocissima, rapidissima, perché sono morbidissime, se mangiano così se mangiano queste, ragazzi. Oddio, è scoppiata a mano la seppietta. Non le girate, fate le cose con calma. Ecco qua, senti va, come scoppiano, scoppiettano perché c'è l'acqua dentro, e sono umide, no? C'è l'olio con l'acqua, dai, salve di cielo. Non le muovete, non le muovete, non ci provate. Qua non c'è montaggio, il tempo di cottura, fatto, non lo girate, eh? Guardate, così, vedete? Così. Adesso le insaporita un po' così e le metto qua dentro. Ah. Poi l'appoggio la padella qui su. Un altro goccetto d'olio, che fai l'olio? Qua andiamo a olio a casa mia, c'è miseria. Appunto c'è un sacco di amici che fanno l'olio. Poi l'aglio fresco, tolgo la radice, zacchete, aspettate un attimo, così, lo taglio a metà, perché questo è piccolino piccolino, guardate com'è dentro, così, guardate, così, e lo metto qua dentro, tiè. Questo è un dolce, non è aglio, questo è un dolce, lo dovete mangiare così dopo. E qui ci sono i tentacoli, vedete? E questi dobbiamo farli cuocere un pochino di più. Eccoli qua, così, a contatto dell'aglio. Qualcuno mi dirà, come non mette il peperoncino oggi? Ragazzi, piselli, dolci. Il peperoncino è un po' una nota, il peperoncino è un po' prepotente. Meglio lasciarlo dalla parte. Qua ci sta benissimo il pepe nero. Ma qua è una questione dei gusti. Per me questa qua è pronta, è cotto. Dopo 5 minuti è cotto, pure i tentacoli. Non li andate a stracuoce, perché poi diventano... Dovete superare mezz'ora di cottura, dovete riempirli d'acqua e cuocerli ancora di più. Quindi a sto punto io mi fermerei. Io che faccio? Svuoto adesso, così vi faccio vedere che abbiamo usato tutto dalla seppia. Svuoto il nero qui dentro. Vedete com'è fatto? Così. Svuoto, ecco qua, vedete? Ah. Così, io butto pure dentro questo, tanto è tutto buono. E adesso si scioglie, si diluisce il nero e fa tutti i neri tentacoli. Però noi le teste a modello da parte, quelle sono bianche, dobbiamo fare pure un gioco dei colori, cromatico. Vedete, guardate, così e diventa nero. Guardate, così. L'aglio non lo buttate, eh? Non lo togliete l'aglio. Caliamo la pasta. Qua c'ho, io sono innamorato, sapete, io ho innamoramenti, come tutti quanti voi. E questo Campofilone, ragazzi, di Leonardo Grassai, amichetto mio, è bravissimo. Allora, salo l'acqua, bene, e poi caliamo queste belle fettuccine, via. Che io voglio dire queste fettuccine, guarda. Ma guardate che belle, ruvide. Ah, vai, così. Attenta a non spezzarlo sto capolavoro, eh. A questo punto girate, le mescolate poco poco poco, con delicatezza. Se vi si asciuga un po' il nero, fate così, un mestolino d'acqua calda, ecco. Così. Tolgo l'aglio fresco, che lo voglio usare come guarnizione anche. Gli do una sciacquatina, ah, tanto le fettuccine devo far nere. Poi prendo la pasta, le fettuccine e le metto qua dentro. Guardate che belle, guardate che spettacolo. Non sprechiamo niente, recuperiamo tutto, nessun grasso da aggiungere. Andate con l'acqua di cottura. Adesso ci divertiamo un po'. Oh, guardate che colori. Così. E incominciamo a preparare il piatto. Se ancora è calda la crema di piselli, versate la crema di piselli sul fondo del piatto, così. Poi fate assorbire bene il colore alle fettuccine, un altro po' di acqua, che noi la pasta la vogliamo umida, soprattutto quella all'uovo, che assorbe tanto liquido. Deve fare questo rumore, ragazzi, è il suono nostro. Sentite? Sentite i gabbiani? Hanno sentito l'odore del pesce? Ci vostri. Eccola qua, bella, mamma mia. Allora, non siete obbligati a farla nera, eh? Perché c'è qualcuno che non piace il nero di seppia. Come colore, no, come sapore, perché il nero di seppia poi non c'ha sapore vero e proprio. Eccolo qua, così, al centro. Eccola qua.
Poi le seppioline, poi ecco tutte queste tagliatelle di seppia, dovete godere qua, qua dovete proprio impazzire. Poi l'aglio che vi ho detto devo utilizzarlo di nuovo, eccolo qui, perfetto, così, eccolo qui. Poi un filo d'olio che mettiamo qua intorno, che fa il segno, vedi? Disegna, ah, yeah, guarda, yeah. Grattate di pepe, ecco qua. E adesso assaggio io, faccio tutta l'aggiunta, eh? Ecco qua, vai. Aspetta, poi ci sto pure la crema di piselli. C'ho una fame, non ci riesco, mannaggia miseria, sono... c'è fame, non riesci manco a inforchettare. Faccio così, ecco qua, così. Voi quando mangiate scomponete tutto, La bontà, non mi sono inventato niente, se più bisogno si è sempre mangiato. Buonissimo. Con la seppiolina, avete visto che abbiamo fatto? Oh, mi raccomando, commentate, commentate e poi iscrivetevi, iscrivetevi, vi sto aspettando. Alla salute, alla nostra. Ah, che bontà, buonissima.